Sì, Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Intanto, ecco, complimenti all'Alma e complimenti a questo giocatore Andrea Sivilla, che poi, come diremo anche in telecronaca, naturalmente, che seguirete fra poco, è un giocatore che ha ben poco a che spartire con questa categoria. Quindi un'Alma che sta ancora sulla scia della Maceratese, anche ieri è andata a punti a San Benedetto, una vis che a questo punto rischia veramente la retrocessione diretta, ma quello che più conta, ed è il motivo per il quale siamo qua, che anche ieri abbiamo assistito, Marco, a una direzione di gara un po' contraddittoria con alcuni spunti di riflessione. Quindi io Andiamo a partirei vederli. subito dal 12° minuto con De Juris per la vis, che serve Martini, che è in posizione regolarissima. Qui c'è un gol annullato alla vis per onor comunque di cronaca, che non andava annullato, perché Martini, lo vedete bene, al momento del tocco di De Julis verso il compagno di squadra, si trova proprio con il piede, sia il piede destro ma anche l'altro, dietro ci sembra che sia Nodari, questo il difensore dell'Alma. Quindi al momento del tocco Martini era in posizione regolarissima e l'assistente dell'arbitro, quindi è in corso in una topica colossale. Andando, ecco, questo è lo spunto a velocità normale. Andando avanti, qui c'è il rigore per la vis con Clemente letteralmente in vantaggio su Granaiola. Non capiamo l'intervento del direttore di gara Curti di Milano. Come fa Clemente in vantaggio? Qui tocca anche la palla. Come fa a intervenire in maniera corretta verso Granaiola? Questo è un quesito che Curti di Milano ci deve spiegare. Il rigore non c'è assolutamente, questo è un rigore regalato. Se è vero che prima il gol per la vis poteva starci, quindi l'annullamento del gol lascia qualche recriminazione alla compagine biancorossa, qua il rigore per la vis non c'è, quindi possiamo essere sicuri che non c'è il rigore. Altro episodio incriminato, qui è il gol del pari della vis, De Julis calcia e Martini sotto misura segna. Dalle immagini sono poco chiare, ma sembrerebbe che l'attaccante di Gradara fosse al di là del difensore dell'Alma. E lo vediamo. Io direi senza sembrerebbe, perché dal momento in cui De Julis calcia di destro, vedete Nodari praticamente del Fano, che è l'ultimo uomo della compagine granata, con il piede tocca la linea di Po, la linea dell'area piccola, mentre Martini è al di là. Quindi dal momento in cui De Julis scocca il tiro cross, Martini è al di là dei giocatori del Fano. Quindi il gol è da annullare. Quindi mi correggo, non c'è il dubbio, qua il fuorigioco è netto. Quindi siamo due episodi sicuramente contrari al Fano contro uno della vis. Qua c'è Borrelli al 30° del secondo tempo, proteste granata per un presunto intervento del duo. Ci sembra Labriola e Granaiola, le immagini sono un po' sgranate, su Borrelli. Borrelli va giù, protesta del Fano, qua sinceramente le immagini non sono chiarissime e non ce la sentiamo di dare giudizi definitivi. Comunque protesta del Fano, mister Alessandrini nel dopogara dirà che appunto c'era questo rigore. E poi la chicca finale per Andrea Sivilla, semplicemente guardatelo, è un gol veramente d'antologia. Bene, grazie Sergio.